l'uscita del capitolo 3 di Fortnite regalerò tantissimi pass battaglia per il nuovo capitolo. Quindi lascio un like adesso se anche tu vuoi ricevere il nuovo pass battaglia. Qui sul canale vengono fatti ogni giorno dei regali agli iscritti, che includono nuove skin, cosmetici e anche il nuovo pass battaglia. Se anche tu avrai la possibilità di vincere un regalo è molto semplice. Iscriviti attivando la campanella, commenta qui sotto con il tuo ID Epic. Ed inoltre per supportare il canale utilizza il mio codice creatore Daccini all'interno dell'item shop di Fortnite. E se ti va mandami la foto, taggami su Instagram così ti andrò a repostare. Ma prima di iniziare andiamo a regalare questa bellissima skin proprio ad un fortunato fra di voi, che ovviamente è iscritto al canale con la campanella attiva. Lascia sempre un bel like, non si perde mai nessun video che viene fatto qui all'interno del canale. Il fortunato di oggi è esattamente lui. Andiamo a selezionare la scatola, mettiamo questa qui blu, facciamo conferma, acquisto un dono, invio dei regali in corso e dono inviato, quindi spero che ti diverta con questa bellissima skin. E se ti va puoi supportare il canale utilizzando il mio codice creatore Daccini qui all'interno del supporto un creatore di Fortnite. E se lo utilizzi mandami la foto, taggami su Instagram così ti andrò a repostare. Nel video di oggi andremo a dare una prima occhiata al capitolo 3 di Fortnite. Andremo a vedere le nuovissime skin, la nuovissima mappa e tutte quante le novità in arrivo in questo nuovissimo capitolo 3 di Fortnite. Partiamo subito, e come ben sapete il nuovissimo capitolo 3 è ormai alle porte. Fra pochissimi giorni riceveremo il nuovissimo evento The End, che sarebbe l'evento conclusivo di questo capitolo, e questo evento ci porterà direttamente al prossimo capitolo. E come ben sapete l'evento si terrà il 4 di dicembre, il che vuol dire che, visto che la season avrà inizio il 7 di dicembre, avremo ben 3 giorni di buco nero, perché è stato confermato che tramite l'evento finale che avremo appunto sabato prossimo, dopo l'evento andremo di nuovo in un buco nero, come è successo nel passaggio dal capitolo 1 al capitolo 2. Quindi avremo un nuovissimo buco nero che poi al termine, che sarebbe il 7 di dicembre, quindi durerà ben 3 giorni, al termine di questo buco nero avremo il nuovissimo capitolo, la nuovissima mappa e tutte quante le altre novità. Ma andiamo subitissimo a vedere altre news sul nuovissimo capitolo 3, perché come ci fa scrivere LeakerHypex, l'ultimo livello della Guava Forte, che sarebbe questa sorta di fortezza che si sta creando nella mappa, è qui, e puoi vedere quelli che sembrano razzi nucleari sul tetto. Quindi sembrerebbe questa fortezza che sta nascendo nella mappa abbia anche dei razzi nucleari al suo interno, almeno sul tetto. Quindi sicuramente collegata all'evento. Chissà cosa farà appunto questa specie di fortezza, oppure a cosa serviranno questi razzi all'interno dell'evento. Andiamo avanti, perché abbiamo importantissime novità per la mappa della prossima season, del prossimo capitolo, perché come ci fa scrivere sempre questo leaker, i gabbiani sono in arrivo nel capitolo 3 come prossimi animali volanti. Al momento gli unici animali volanti che abbiamo nella mappa sono solamente i corvi, ma nel prossimo capitolo avremo anche i gabbiani. Sono in uno dei concept art del capitolo 3, vicino a un'area tropicale spiaggia, quindi dovremmo anche ricevere una sorta di area tropicale barra spiaggia nella prossima mappa. Ma non so quando usciranno esattamente, perché potrebbero uscire la prima stagione, anzi è molto probabile che questi gabbiani verranno introdotti nella prima stagione, ma potrebbero anche uscire nelle prossime stagioni del capitolo 3, quindi non è ancora detto che li avremo subito all'inizio del prossimo capitolo. Passiamo avanti, perché è stato confermato che il nome in codice della nuova mappa del prossimo capitolo è proprio Artemis. Artemis sarebbe anche il nome del concept creato sulla mappa del capitolo 3 che vi ho mostrato anche in precedenti video. Infatti questo concept di questa mappa che starete vedendo a schermo è stato realizzato da degli utenti
che hanno ricevuto delle informazioni da fonti interne ad Epic, e quindi è probabile, visto che questa mappa l'hanno ricreata queste persone che hanno ricevuto notizie in anteprima, che questa mappa sia confermata e molte cose che vediamo al suo interno le vedremo realmente nella prossima mappa del capitolo 3. Quindi il nome coincide anche, infatti anche questa mappa si chiamava Artemis, e molto probabilmente ci sono sempre più conferme che questa sarà la mappa del prossimo capitolo. Prima di continuare andiamo a ringraziare ben 3 persone che mi hanno mandato la foto o taggato su Instagram mentre hanno inserito o shoppato qualcosa col mio codice creatore Daccini. Quindi grazie mille a queste 3 persone che starete vedendo in questo momento a schermo, ovviamente per supportare il canale. E mi raccomando, se anche voi volete essere repostati o nei video o all'interno di Instagram, mandatemi la foto o ancora meglio taggatemi su Instagram, in questo modo vi andrò a repostare. Quindi grazie mille a tutti quelli che lo faranno, in questo modo potrete supportare il canale. E grazie mille ancora ai 3 ragazzi di oggi. Finalmente abbiamo conferme, infatti come si fa a scrivere Liker Shina BR, Epic ha leggermente aumentato la dimensione della testa di fondazione nell'ultimo aggiornamento, e di questo ne abbiamo già parlato, e questo vorrebbe dire che molto probabilmente è ancora più confermato che fondazione farà parte dell'evento live, quindi l'evento che riceveremo fra pochissimi giorni. Quindi, visto che vedremo Fondazione all'interno dell'evento The End, è molto probabile che questo personaggio sarà anche una skin del prossimo pass battaglia. Quindi lo dovremmo vedere all'interno del pass battaglia della prossima season, o se non sarà così sicuramente uscirà nel negozio oggetti sempre nel prossimo capitolo. Un'altra skin che potrebbe far parte sempre del prossimo pass battaglia del capitolo 3 è proprio questa nuovissima versione di Agente Jones stile prigioniero. Infatti questa nuova skin ancora mai vista qui su Fortnite ci è stata svelata da Donald Mustard tramite questo video che ha pubblicato sul suo account Twitter, e come ben sappiamo Donald Mustard ci va sempre a dare degli indizi all'interno dei suoi video, dove si va a svelare alcune cose che poi arriveranno in futuro qui su Fortnite, ed è molto probabile che anche stavolta abbia appunto svelato questo personaggio, e questo personaggio potrebbe essere una skin del prossimo pass battaglia. Quindi magari nella storyline non si sa, Jones verrà appunto imprigionato, comunque avrà questa nuova versione da prigioniero, che è comunque una skin molto molto bella. Infatti ecco qui come potrebbe presentarsi in gioco, e secondo me ci starebbe davvero tantissimo come skin del prossimo pass battaglia. Andiamo avanti, andiamo a vedere un'altra nuovissima skin che dovremmo vedere arrivare nel prossimo capitolo, e questa skin è proprio quella di Spider-Man. Infatti la collaborazione tra Fortnite e Spider-Man dovrebbe essere confermata, e la vedremo arrivare all'interno del prossimo capitolo in concomitanza con l'uscita del suo nuovissimo film. Infatti il film di Spider-Man uscirà esattamente a dicembre, ed è molto probabile che Epic andrà a sponsorizzare questo capitolo andando ad inserire il personaggio di Spider-Man proprio quando uscirà il suo film. Quindi non c'è modo migliore di sponsorizzare il nuovo capitolo se non andando ad inserire il supereroe, diciamo, del momento, che sarà a dicembre, visto il suo attesissimo film che tutti quanti stanno aspettando. Quindi probabilmente Spider-Man sarà o nel pass battaglia, magari nei 100 livelli come Carnage, o potrebbe essere la skin segreta del prossimo pass battaglia, magari sbloccabile in un determinato punto della stagione come è stato per Superman o anche Wolverine o anche altri personaggi che abbiamo ricevuto, oppure potrebbe essere una skin che arriverà semplicemente nel negozio oggetti. Comunque in qualche modo vedremo Spider-Man arrivare nel prossimo capitolo. E una cosa che ce lo conferma ancora di più è perché nei file di gioco è stata inserita una nuovissima arma barra superpotere mitico di Spider-Man, che sono proprio le sue ragnatele. Infatti con questa ragnatela avremo la possibilità di attaccarci veicoli, avremo la possibilità di andare più veloce e molto altro, quindi un nuovissimo superpotere molto molto interessante che appunto verrà introdotto nel prossimo capitolo. Ed ecco qui a schermo un piccolo concept su come potrebbe presentarsi. Ed infine nel prossimo capitolo avremo anche una nuovissima meccanica di gioco, che
che sarà proprio la meccanica dello scivolamento. Questa meccanica già ve ne parlai un paio di mesi fa, ma sembrerebbe che arriverà ufficialmente nel prossimo capitolo, anche vedendo questa schermata di caricamento, dove in pratica c'è questo personaggio che sta scivolando mentre spara. Quindi sarà una nuovissima meccanica che già è presente su altri giochi, ma che vedremo arrivare anche qui su Fortnite, quindi è molto molto interessante. Quindi questo è tutto per questo video, fatemi sapere se siete in hype per l'arrivo del nuovissimo capitolo 3 di Fortnite, che ormai si sta avvicinando sempre di più. Infatti fra pochissimi giorni avremo l'evento The End. Io spero che questo video vi sia piaciuto, ma soprattutto vi sia stato di aiuto. Se così, vi ricordo di lasciare un bel like per supportare il canale. Ovviamente iscrivetevi attivando la campanella per rimanere sempre aggiornati su questi tipi di video. E soprattutto, cosa non meno importante, condividete con tutti quanti i vostri amici, fate sapere anche a loro tutte quante queste info sul nuovissimo capitolo 3 di Fortnite. Noi ci vediamo ad un prossimo video, una prossima live.